Guarda Jürgen non gli dà la palla e questo gli fa, no, il dialetto chiaramente napoletano. Klinsmann, passa sta palla, ma che ci deve fare? No? E lì veramente è stato un colpo, famoso. Grazie anche a Paolo Stringara, abbiamo riso, siamo andati nel passato, ci siamo divertiti. Mi hanno dato una lezione di napoletano. Ha preso una lezione di napoletano quando torna in Italia, abbiamo ricordato l'Italia che vinceva il mondiale e che adesso nemmeno ci va. Veniamo alle note dolenti. L'Inter. L'Inter di adesso. Come la vedi? L'Inter di adesso la vedo bene, c'è una rosa molto competitiva, perché io vado a Los Angeles e guardo sempre la Serie A, allora sono molto a corrente, e poi con questa rosa che adesso fa la Champions e anche ovviamente il campionato, è un po' sotto pressione di fare risultati, no? È una stagione molto interessante perché ormai è tornato Lukaku dopo un anno al Chelsea, e si deve reinserire al gruppo, per un allenatore, cioè Paolo ha allenato tanti anni io, e la cosa più bella per un allenatore è vedere le persone come cambiano in poco tempo, e questi cambiamenti di persone che cambiano, cioè ogni settimana, ogni mese, come sviluppano, soprattutto i giovani, ragazzi giovani, cioè cambiano sempre la faccia interna di una squadra. Questo succede adesso anche con l'Inter, no? C'è un ragazzo, Lukaku, che stimo tantissimo, che è andato via per un anno. Allora la faccia dell'Inter pian pianino ha cambiato perché ci sono arrivati altri ragazzi, è andato via anche Hakimi, adesso è andato via Perisic. E l'energia di un gruppo, in qualsiasi gruppo, credo che sia in qualsiasi lavoro così, cambia costantemente. Adesso Lukaku non è più uguale a 2 anni fa nel gruppo. Lautaro Martinez è cresciuto, è maturato, vuole prendere un'altra posizione. C'è questa lotta all'interno di una squadra di calcio, che è anche una lotta bella, e di una certa gerarchia, no? E questa gerarchia, soprattutto per uomini, è molto importante. Per le donne il calcio femminile è molto diverso, perché conosco tanti allenatori in calcio femminile, soprattutto in America è molto popolare. Però adesso prendendo l'Inter le cose hanno cambiato da quando Lukaku è andato via al Chelsea. Adesso sarà molto da fuori per noi interisti, sarà molto interessante di vedere come solvano queste energie, come è capace adesso Simone Inzaghi, che è un bravissimo allenatore, come adesso gestisce l'ambiente all'interno del gruppo. E questo la cosa più bella per un allenatore è di seguire queste persone, questi rapporti, e di avere questo senso per un gruppo, come si sviluppa. E ogni tanto va bene, ogni tanto non va bene. No, alla fine cacciano via l'allenatore quando i punti non ci sono, ormai è così, però all'interno di una squadra di avere una chiara idea come si comportano tutti i quanti, non hai più solo il lavoro di un allenatore di gestire 25 giocatori. Diciamo 25 giocatori che sono all'Inter sono tutti nazionali, cioè sono tutti bravi, no? Vogliono giocare nella Champions League, no? Hai anche uno staff, oggi come oggi, probabilmente all'Inter di 50 altre persone. Su 50 altre persone sono lo staff medico, lo staff amministrativo, lo staff di mass media, lo staff del social media.